Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Speranza va davanti ai giudici del TAR, il Tribunale del Riesame, con la sua memoria difensiva, sostenuto dagli avvocati dello Stato, no? Dall'Avvocatura Generale dello Stato che difende il governo che non vuole rendere pubblico quel piano tenuto segreto. Un piano dove non c'è il segreto di Stato, ma è un piano che è stato non reso pubblico, tenuto nascosto e vuole il governo continuare a tenerlo nascosto, nonostante le denunce, ed è per questo che sta intervenendo il TAR. E si nasconde dietro lo studio Merler, continua a dire e fare riferimento a un qualcosa che non è il piano. Lui continua a parlare dello studio Merler, ma lo studio Merler è una cosa e il piano segreto è un'altra. Lui continua a fare il finto tonto, continua a dire è lo studio Merler, ma non è quello, lo sa lui, lo sanno tutti. Quindi il Ministero della Salute non molla, il piano segreto deve restare segreto, o meglio deve rimanere un mistero, anche se tutti sanno che un piano anti-Covid esiste e come tenuto riservato e approvato formalmente dal comitato tecnico scientifico. Ma lui, Speranza, continua a nascondersi dietro lo studio Merler e attenzione, va a scaricare sui suoi uomini. Almeno 8 membri del CTS su 26 provengono dal Ministero della Salute, tra cui i vertici di diversi uffici. In pratica il dicastero scarica la palla su un altro ente statale, composto in buona parte dagli stessi esponenti. Curioso, vero? In realtà qui il problema è che i due deputati di Fratelli d'Italia e non pochi cittadini dello studio Merler non se ne fanno nulla. Quello è già noto. Non è la prima volta che il Ministero e Speranza smentiscono l'esistenza di un documento differente dalla ricerca della Fondazione Kessler. Ma come rivelato da diverse fonti, i due documenti sono diversi. Quello che Merler presentò il 12 di febbraio al CTS era infatti una relazione composta sostanzialmente da proiezioni e studi matematici. Si fermava lì e non dava indicazioni, niente a che fare quindi con le linee guida e gli scenari che verranno poi inseriti nel piano elaborato interno al Comitato Tecnico Scientifico e presentato come bozza al Ministro Speranza già il 20 di febbraio. Ma resta il fatto che un piano l'amministrazione statale l'ha prodotto e come. Ma lui nega e ai giudici scarica, dice chiedete al CTS. Quindi 22 dicembre il ministro è chiamato a comparire di fronte alla sezione terza quater del Tribunale Amministrativo del Lazio per discutere il ricorso presentato da Galeazzo, Bignami e Marcello Gemmato, due deputati di Fratelli d'Italia, che avevano presentato un accesso agli atti rimasto senza risposta. Chiedono ai giudici di decretare l'illegittimità del silenzio serbato e di condannare Viale Lungotevere Ripa 1 a pubblicare quel piano segreto tanto discusso. Il ministro, dal canto suo, intenzionato a resistere al ricorso, lo dimostra la memoria difensiva depositata ieri dall'Avvocatura Generale dello Stato, che difende il ministero guidato da Speranza. Un documento di 4 pagine, dai toni piuttosto accesi e che faranno sicuramente riavvivare la fiamma delle polemiche. Beh, naturalmente, il piano per combattere la prima ondata c'è e come, se lo dice un suo direttore generale, perché il dicastero non rende noto il documento. Per il ministro dell'Interno, il caso sarebbe il frutto di erronee interpretazioni delle dichiarazioni rese da Urbani. Detto documento, si legge nella memoria, non è un piano pandemico approvato con atto formale del Ministero della Salute, né un atto elaborato da una pubblica amministrazione, né detenuto dal Ministero. L'Avvocatura sostiene che il documento di cui i ricorrenti hanno chiesto
L'ostensione è un testo elaborato a proposito dalla Fondazione Bruno Kessler di Trento, anche, quindi anche il Ministero dell'Interno, cioè il Viminale guidato dalla Lamorgese, continua a ribadire la stessa tesi un po' fantasiosa, un po' curiosa. Ma ammettono che il 12 febbraio è venuto a conoscenza dello studio di Merler, ma nega che fosse ad esso diretto e che lo abbia acquisito. Ad averlo sarebbe il CTS, che è parte della presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comitato, scrive l'avvocatura, ha acquisito i dati relativi alla ricerca unitamente ad altri atti istruttori e contributi scientifici. Sarebbe insomma solo uno degli elementi, insieme a numerose altre fonti, su cui il comitato ha elaborato le proprie posizioni e assunto in autonomia le proprie decisioni. Dunque, se Bignami e Gemmato vogliono lo studio di Merler, non devono domandarlo al Ministero della Salute, ma Miozzo e Company, che peraltro lo hanno già fornito ai cronisti e da agosto che ne avevano fatto richiesta. Ma il governo continua a dire che non esiste. Alla faccia della trasparenza, un governo trasparente questo, no? Un governo oscuro, un governo che ha mentito, un governo che mente spudoratamente, un governo che fin dall'inizio ha sottovalutato per incapacità, pressapochismo, superficialità quello che stava accadendo. Vi ricordate Zingaretti che rideva andando a trovare i cinesi dicendo il vero virus è il vostro razzismo? Indirizzato al centrodestra, e Conte che ridacchiava dicendo ai governatori Zaia e Fontana: lasciate fare a chi se ne intende, a chi è esperto, a chi se ne intende, perché i due governatori volevano mettere in quarantena chi arrivava dai paesi a rischio, cosa di assoluto buonsenso, che vista con gli occhi di oggi era assolutamente necessaria. Ma loro ridacchiavano, denigravano e Di Maio, Off Maio, regalava 18 tonnellate tra mascherine e camici alla Cina e i nostri medici rimanevano senza forniture adeguate per contrastare in un ospedale un'epidemia di così tale portata. Un governo superficiale che poi dalla prima alla seconda ondata non ha fatto assolutamente nulla se non pensare a cancellare i decreti sicurezza di Matteo Salvini e a cercare di cambiare la legge elettorale. Un governo indecente, un governo che politicamente è inesistente, guidato da un furbo avvocato che cerca di barcamenarsi e rimane ancora a galla. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.